Preghiamo subito un Massimo di inquadrare un poco il lavoro, poi chiediamo qualche cosa all'architetto. Architetto D'Onofrio, che sovrintende un poco a questi lavori. Prima di tutto, perché questo monumento, architetto? Prima di tutto preferirei precisare che l'architetto qua non c'entra. Quando hanno costituito il comitato della festa dell'UE, volevano fare una commissione di tecnici, io ho ricusato questo titolo perché mi sento carraiolo, un piccolo maestro carraiolo, perché il tecnico poi avrebbe imposto le proprie idee e i propri disegni agli altri carraioli e la fantasia sarebbe stata mortificata. Quindi la libertà, il tema è impositivo, però la libertà dell'esecuzione e la fantasia dell'esecuzione deve essere lasciata al carraiolo. Perché questo tema? Perché questo monumento? Perché nella sezione che ci è capitata, Venezia doveva comunque essere rappresentata, e io dico con un monumento di grande rilievo, apprezzato ma non molto conosciuto. Era, diciamo, quasi retorica riprodurre Piazza San Marco o il Ponte di Rialto, che c'era toccato in sorte. Abbiamo preferito questa della Santa Maria della Salute. Questo è un tempio votivo progettato da Baldassarre Longhena nel 1630 ed è una struttura barocca composita, con sovrapposizioni di piante, ed è realizzata sulla sponda sinistra del Canal Grande ed è su un'isola praticamente, e compare completamente bianca. Non so se avete visto l'altro giorno TG5, quando in apertura di trasmissione per la regata storica ha fatto vedere solo Santa Maria della Salute. Noi abbiamo anche un certo tipo di rapporto storico cronologico con Solopac, che significa nel 1630, mentre Baldassarre Longhena si accingeva a progettare e a dirigere i lavori per questa chiesa, nel 1630 veniva inaugurata a Solopac la chiesa madre, la chiesa del corpo di Cristo. Quindi abbiamo anche questa affinità culturale. Certo, i livelli progettuali e artistici sono diversi, però almeno la facciata della nostra chiesa è un esempio, unitamente al Palazzo Ducale, unico che abbiamo nelle nostre zone. Le difficoltà, quali sono le difficoltà che sono sorte durante la preparazione? Mentre è stata allestente? Sì, per la verità noi avremmo avuto bisogno di un progetto vero e proprio, almeno nelle grosse linee, se non che qualche amico che è andato a Venezia ci ha portato un aureo libro del 1936, una copia unica, che è una raccolta di questo, diciamo, delle notizie, di pochi documenti che esistono su questo monumento. Quindi abbiamo lavorato su delle fotocopie di fotografie, abbiamo dovuto ridurre in scala indicativamente dalle descrizioni quello che era il nostro, cioè l'insieme plano volumetrico della struttura, e siccome era impossibile che tutti salissero sul pianale di lavoro per incollare l'uva, ho cercato di adottare il sistema della prefabbricazione. È un traslato praticamente. Abbiamo costruito la struttura, che è quella che vedete, i piantoni che sono raffigurabili ai pilastri in cemento armato, intorno ai quali poi andremo a mettere i pannelli che verranno fissati sistematicamente. Poi l'avvicino. Infatti vedete la cupola, avrei piacere che venissero viste anche dall'interno le cupole per vedere la struttura, che è, in effetti è una struttura a livello di carpenteria di cemento armato, no? Poi abbiamo dei livelli diversificati, perché a questa chiesa si accede attraverso una piccola darsena, ci sta un imbarcadero davanti. Probabilmente noi riprodurremo il mare di Venezia con l'acqua. Sannio Sport. Sannio Sport. Una recensione del professore Virginio, non so se tu l'hai letta. No, io no. E bisogna leggerla perché è fantastica a livello culturale. Lui ha dato tutte le dimostrazioni passionali, psicologiche e religiose del perché della necessità di fare certe cose e di farle in questo modo. Non ha detto che il tema, la festa monotematica è riduttiva della fantasia, no, non l'ha detto. A quel livello, Virginio lo conoscono tutti qua. Poi giustamente sono ambi spazi di realizzazione, di esplicitazione. Si può realizzare tutto.
Va bene, grazie e buon lavoro. A lei, a Telecappa e al comitato che ci consente queste estrinsecazioni. Ci vediamo domenica. Cioè, in effetti, poiché gli telespettatori questo la vedranno dopo la sfilata, diciamo che ci siamo visti domenica. Ci siamo visti domenica. Che ancora non viene.